Buonasera ai nostri telespettatori, bentrovati su Napoli TV. Eccoci di nuovo con il nostro appuntamento per le tribune politiche in vista delle elezioni regionali che si svolgeranno anche nella nostra regione il 20 e 21 settembre. Con grande piacere quest'oggi ospitiamo nei nostri studi il senatore Nello Palumbo, benvenuto, che è candidato con Fare Democratico Popolari De Luca presidente. Allora, senatore, metterà a disposizione della regione Campania la sua esperienza politica, una scelta importante, molto apprezzata naturalmente dall'elettorato e dal centro-sinistra che lei naturalmente rappresenta e appoggia. Per questa scelta, come è nata questa scelta di ritornare alla regione Campania e portare dunque quella che è la sua esperienza politica? Beh, ci sono due ordini di ragioni. La prima è rappresentata da una grande passione politica, è quello che mi ha visto impegnato come un esponente della società civile, avvocato e docente universitario, in altre esperienze sia di carattere amministrativo sia di carattere parlamentare. E la passione politica è un po' come il Covid, è un virus dal quale difficilmente si riesce a guarire. E poi un motivo più autenticamente di carattere politico è quello che intendo rappresentare un'area culturale, un'area politica, una grande tradizione culturale che è quella che si richiama al popolarismo, al cattolicesimo democratico, che ha dato vita alle grandi esperienze non solo del popolarismo sturziano, ma anche della grande esperienza incarnata da due grandi giganti della politica, quali Alcide De Gasperi e Aldo Moro. Sono stati veramente dei protagonisti straordinari della vita politica del nostro paese. Assolutamente, dei fari di legalità e dei punti di riferimento per tutti noi, quindi insomma grazie per averli anche appunto citati. Allora, come diceva lei, parlavamo appunto del Covid, purtroppo viviamo ancora tutt'oggi questa situazione drammatica a livello mondiale della pandemia. Un commento sulla gestione in Regione Campania di questa situazione. Beh, io credo che è stata gestita in maniera molto efficace dal Presidente De Luca. Con grande determinazione ha adottato già all'apparire, proprio parliamo dei primi giorni in cui purtroppo si diffondeva in maniera drammatica il virus del Covid-19, ha adottato misure molto rigorose che sono però servite a contenere nella nostra regione la diffusione del contagio. Tenga conto che nelle prime settimane in cui il paese intero si è mobilitato per rispondere a questo inaspettato flagello che è rappresentato dalla pandemia, nella regione Campania si è registrato uno dei livelli più bassi Certo, contagio. di contagio. E attualmente purtroppo stiamo vivendo questo contagio di ritorno, lo chiamo io, il contagio è quello che deriva dalle vacanze estive nelle quali si sono verificati molti momenti di assembramento e questo mi fa sperare che passato, diciamo, questa onda di picco legato proprio a questa esperienza di frequentazioni molto più intense del periodo estivo, il picco possa nuovamente certo. tornare a ridursi. Tra i temi del centrosinistra per questa campagna elettorale vi è appunto anche la sanità. Come dicevamo, la Campania ha saputo ben gestire questa situazione di emergenza, ma questo è anche indice comunque di una sanità che ha risposto prontamente. Certo, a differenza di un luogo comune, della vulgata secondo la quale solo nel nord Italia vi è un sistema sanitario di eccellenza, mentre il sud non è in grado invece di gestire un sistema sanitario in grado di dare risposte ai bisogni dei cittadini, bisogna dire che proprio con riferimento all'emergenza Covid le strutture sanitarie della regione Campania hanno risposto benissimo. Bisogna anche ringraziare per la verità. Certo. La grande generosità, il grande senso di abnegazione di medici, infermieri, di operatori sanitari, che tra l'altro sono state anche, purtroppo in alcuni casi, vittime di questa straordinaria opera di servizio. Molti medici e molti infermieri sono stati anche contagiati dal Covid. Però alla fine si è riuscito a dare una risposta adeguata a questa esigenza di gestire i casi di contagio con terapie intensive che hanno funzionato bene, con uno screening che è stato fatto per evitare che ci fosse una frequentazione che potesse alimentare la diffusione del contagio.
il sistema sanitario campano, per la verità, deve essere orgoglioso di come ha risposto. Assolutamente. Naturalmente questa situazione del lockdown che abbiamo vissuto e della quarantena ha portato anche a un cambio del modo di lavorare, no? È nato così, lo smart working, si è diffuso insomma lo smart working, e uno dei temi su cui punta anche la sua campagna elettorale è proprio quella del lavoro in campagna. Certo, bisogna prendere atto che ci sono determinate delle modalità di comunicazione, anche di lavoro, completamente inedite. Lavorare in remoto, lavorare da casa, lavorare in smart working ha completamente rivoluzionato anche le abitudini di vita proprio dei cittadini e dei lavoratori. Io credo che nella misura in cui questa modalità può essere una modalità utile per rendere più efficiente il lavoro, io sarei dell'idea che va mantenuta e anche se il caso intensificata, però vi sono molti casi nei quali è indispensabile e necessario che si riprenda il lavoro nei luoghi nei quali vengono esercitate le proprie attività. Se io posso fare un riferimento alla mia attività professionale di avvocato, posso dirle che il contatto diretto, il rapporto fra l'avvocato e il magistrato è un elemento essenziale della funzione giudiziaria. Certo. E non è non può essere un'attività fredda legata a una comunicazione a distanza. Bisogna guardarsi negli occhi, bisogna rappresentare le argomentazioni a difesa dei propri clienti, e questo bisogna farlo in un contesto in cui vi è la presenza fisica degli operatori della giustizia. Assolutamente. Come avvocato, tra l'altro, molto attento al tema della legalità e della sicurezza, che è una priorità per la nostra regione. Certo, e questo è uno dei temi sui quali naturalmente la regione ha compiti, diciamo, più limitati, perché è una competenza più di carattere nazionale. Tuttavia un attento monitoraggio del territorio, che può essere anche favorito da misure di sostegno all'attività di controllo, mi riferisco per esempio alle telecamere, alla possibilità di incrementare il numero di telecamere che possono essere uno strumento idoneo a controllare il territorio, in questo sicuramente la regione può svolgere un ruolo essenziale, finanziando i comuni perché installino un numero sempre più alto di telecamere, che è questo un modo intelligenti di usare la tecnologia. Assolutamente. Una campagna elettorale anomala, lei insomma ne ha vissute di campagne elettorali, questa sicuramente è diversa proprio perché sono vietati grandi comizi, grandi assembramenti, lei sta incontrando le persone anche personalmente. Che cosa le chiedono? Come sta vivendo anzitutto questa situazione di campagna elettorale fatta ad agosto e con queste situazioni, che cosa le chiede la gente? Lei lo ha detto, uno degli effetti del Covid e anche l'anomalia di questa campagna elettorale, diciamo, si ricorre molto ai social, incontri ristretti con gruppi di elettori per garantire misure di sicurezza, certo, e di distanziamento, certo, sociale, e questo però, insomma, spero che proprio superando l'emergenza Covid, almeno dalla prossima campagna elettorale, si torni a un contatto diretto, a un rapporto diretto con gli elettori. Gli ho fatto l'esempio dell'esperienza forense, beh, un po' in qualche modo uguale anche per la politica. Guardare negli occhi i cittadini, spiegare le ragioni del proprio impegno, illustrare le proprie idee programmatiche, è secondo me un modo ineludibile, essenziale, per potersi confrontare in una campagna elettorale. Adesso, per fortuna, ci sono questi mezzi di comunicazione, anche la stampa, le televisioni stanno svolgendo una funzione essenziale, importante, perché i candidati possono spiegare agli elettori e ai cittadini perché sono in campo, che cosa intendono realizzare e quali sono i loro programmi. Ma io credo che il contatto diretto con gli elettori e con i cittadini è una componente essenziale della vita di un candidato. L'economia è molto importante per il nostro paese e lei punta anche molto al rispetto per l'ambiente, una ripresa dell'ambiente nella nostra regione, e mi viene da pensare poi di collegamento anche al turismo, che può portare invece un volano anche di sviluppo per l'economia. Certo, non c'è dubbio. Sappiamo che la regione Campania è attraversata da questo problema. Vi sono ancora purtroppo le conseguenze di quella
momento drammatico dell'emergenza rifiuti, e abbiamo il problema dei depuratori, abbiamo il problema della costa, della fascia costiera, però devo dire che su questo la Regione Campania ha già operato bene nella scorsa legislatura, investendo notevoli risorse per la riqualificazione, per esempio, dei laghi flegrei, per la riqualificazione dei depuratori. E nel programma per la prossima consiliatura regionale è previsto un incremento di risorse proprio per rendere efficiente il sistema di depurazione, che è fondamentale. Uno dei progetti che mi affascina di più, per esempio, è quello della bandiera blu del litorale Domizio. Ecco. E io credo che in questi 5 anni bisogna impegnare tutte le risorse, le energie materiali, economiche, professionali, per poter raggiungere questo obiettivo. Abbiamo una costa meravigliosa, non ha nulla da invidiare le altre costiere, quella romagnola e quella di altre parti d'Italia, e io sono convinto che, proprio perché è un obiettivo che è stato messo al centro del programma del Presidente De Luca, ho fiducia che questo risultato riusciremo ad ottenerlo. Ecco, allora, quali le priorità da affrontare subito in Consiglio regionale una volta eletto, insomma, il nuovo Consiglio? Bisogna dare continuità sicuramente alle azioni che sono state già avviate nella scorsa legislatura, per evitare che restino inattuate alcune azioni. Quindi questo lo ritengo fondamentale. Io credo che bisogna anche adesso trasformare quello che purtroppo è stato un dramma, che il Covid-19, la pandemia, è una grande opportunità, utilizzando al meglio le risorse che verranno dal Recovery Fund. Sono 200 miliardi, di cui 80 miliardi a fondo perduto, 120 miliardi con un prestito molto conveniente, 30 anni, condizioni vantaggiosissime. E queste risorse devono essere utilizzate per lo sviluppo del Mezzogiorno. Se non cresce il Sud, non cresce il Paese. E le intelligenze, le menti più illuminate del Nord sono consapevoli di questo. E allora introdurre misure che possono incentivare lo sviluppo economico della Regione. Mi riferisco, per esempio, alla fiscalità di vantaggio. Attraverso la riduzione del costo del lavoro del 30%, è già una misura che da ottobre a dicembre dovrebbe andare in vigore, ma bisogna renderla strutturale. Bisogna ridurre le imposte sui redditi d'impresa almeno del 10%, perché al Sud paghiamo questo costo altissimo, anche perché vi sono servizi inadeguati anche rispetto al livello di imposizione fiscale che subiscono le imprese e le famiglie e i cittadini. Allora, questa, secondo me, è la vera grande sfida, ed è una sfida che deve mettere in campo, credo, tutte le migliori energie della nostra Regione. Io per questo, credo anche per questo, provo di dare il mio contributo avvalendomi del mio bagaglio professionale, di esperienza politica e di esperienza parlamentare. Assolutamente. Tra l'altro, va detto, bisogna in qualche modo dare merito al grande successo che in qualche modo il nostro Presidente De Luca è riuscito ad ottenere a livelli anche nazionali. Insomma, la Campania è stata in questo periodo, diciamo, di emergenza un punto di riferimento anche per tutte le altre regioni. Insomma, siamo stati veramente molto bravi e diligenti. Questo è vero, siamo diventati per fortuna un modello positivo, un esempio quasi da imitare, e credo che questo grande clima anche di consenso che si respira, che si sente nell'aria intorno al lavoro del Presidente De Luca, è anche il frutto di questo impegno dei 5 anni precedenti, in cui si sono stati conseguiti risultati molto positivi. Allora, fare democratico e popolari, le liste che l'appoggiano, io la lascio con i nostri telespettatori per un messaggio diretto, anche per andare a votare, perché c'è un po' il rischio dell'astensionismo, quindi ricordiamo l'importanza di recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza. Perché votare la sua lista e perché scegliere Nello Palumbo? Beh, insomma, è difficile, dovrei parlare bene di me, ma non voglio farlo. Direi soprattutto perché votare la mia lista. E ho già spiegato che in questa lista di fare democratiche e popolari convergono due esperienze molto interessanti: quella di fare democratico, che ha visto mobilitare molte risorse intellettuali, professionali e culturali della nostra regione, soprattutto della Napoli, della provincia di Napoli. Certo. E il gonfalone del Partito Popolare,
quello che ho detto già prima incarna una grande storia politica, una grande tradizione culturale, e credo che questa fusione rappresenta un esperimento molto interessante anche per il futuro. Quindi questo è il motivo per il quale io, prima di chiedere agli elettori di votare me, chiedo di votare la lista di Fare Democratico e Popolare. Se poi ritengono che Nello Palumbo possa essere anche degno del consenso e della fiducia, allora in questo caso chiedo di votare anche per me. Noi le auguriamo in bocca al lupo per la campagna elettorale, ci rivedremo e intanto grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a voi, grazie. Grazie al senatore Nello Palumbo, lo ricordiamo, Fare Democratico Popolari con De Luca, presidente. Arrivederci.